Ancora una volta insieme, due passi fuori porta, questa volta con Luigi e Rosy, questa volta a Nizza. Però prima di partire una breve noterella che ci ha colpito e alla quale siete eventualmente invitati. Ho saputo, e ve lo comunico, non dico che ve lo consiglio, che vi è un corso finalizzato all'aumento della propria personalità e al forte dominio su se stessi, dicevo, un corso per imparare a camminare a piedi nudi ovviamente sui carboni ardenti. Il corso è tenuto dal professor Maltese, il quale si è perfezionato e laureato in condizionamento neuroassociativo e di programmazione neurolinguistica presso un'università americana. Il corso si tiene in Versilia, il numero di telefono, se volete segnatevelo, è cellulare 335 49 21 79, telefono fisso 0584 97 00 00. Tanti auguri. Dunque, dicevo, a Nizza, ecco qua Nissa la Bella, alla quale io personalmente mi sento molto legato e credo che con me moltissimi savonesi. In realtà non vi voglio parlare di Nissa la Bella, ma di un'altra cosa, sempre a Nizza. Però, tanto per capire di cosa parliamo, io volevo solo un secondo farvi vedere il primo impatto. Eccolo qua, il Museo Matisse. Vediamo la riproduzione in foto di Matisse, una carta pittura come quelle del nostro Farfa, questi colori ocra carichi molto genovesi, molto mediterranei e questi quasi azuleios. Bene, tutta questa Nizza il Museo Matisse ha confezionato per un grande fotografo italiano, Gabriele Bazzilico, questa mostra, Nizza in controcampo, che per contrapposizione, o meglio, per controcampo, ci parlerà di un'altra Nizza, credo, a quasi tutti sconosciuti. La nostra Nizza è questa, dicevo, del nostro Matisse. Qui vediamo e abbiamo subito un piccolo rimpianto, il monastero francescano di Nizza col suo roseto, con Ludovico Brea, eccetera. E tutto questo per noi vuol dire pensare ai nostri cappuccini, a quello che potrebbero nel tempo migliorare. Subito per finire con questo gusto del colore al quale vi invito tutti, scusate se non mi impappino, ce la faccio, ecco qua Lumari, sempre a Ossignier. Ho scelto immagini del Ossignier perché non sono altro che il quartiere elegante di Nizza, che è diciamo, la traduzione moderna della romana Ceminerum. Notoriamente Nizza nasce da due città, la Nicaia greca e la Ceminerum romana, più la tribù ligure che si trovava appunto al Ceminerum. Bene, sul Ceminerum abbiamo le feste, abbiamo nel mese di maggio la primavera che ritorna tutti gli anni e con questi colori, con queste feste, finisco solo con un'immagine che mi piace, o meglio con due, ecco qua, potremmo dire Nizza Oppido Alpino, non Savo Oppido Alpino, il mare, la città, i colori e le, per molti mesi all'anno, Alpi innevate. Nizza è una città più alpina di quello che si creda. E infine, e con questo concludo questa provocazione della Nizza conosciuta, dicevo, e con questo ecco una città dorata, al contrario, questa è la Nizza più amata, la Nizza mediterranea, quella alla quale io vi invito. Ma vi dicevo, non andiamo a Nizza, andiamo a vedere una mostra. La mostra è questa, Nizza in controcampo. Il Museo Matisse ha ordinato a un grande fotografo di parlare di Nizza. E il grande fotografo ci fa un altro discorso. Lui chiude la finestra e nella finestra chiusa noi troviamo, eccolo qua, che mi sono segnato anche la pagina per far prima, come arriviamo. Quando voi arrivate, quando io arrivo qui
chiunque tra di noi arriva a Nizza, eccolo qua, questa è la Nizza che voi vedete. La prima uscita autostradale all'altezza di via Torino, di Turin, voi avete lungo Taillon l'ingresso verso il mare, verso la città. Ma quest'uomo, forse perché, come dire, non particolarmente incuriosito, non particolarmente attratto dal turismo, si attarda sulla città, si attarda sui luoghi che forse sono a tanti meno conosciuti. Questa è un'altra immagine e vi dirò perché è importante, almeno per me. Il quartiere di La Madeleine, vedete casette, sembra di essere un villaggio, poco più, non è molto distante dal centro. Tuttora il quartiere della Madeleine è così. Volete un po' risalire verso la montagna, il quartiere della Madeleine è questo. No, è troppo brutto, siamo in periferia. Notare, sul fianco, qui abbiamo la collina di Canta Galette. Forse ci ricorda qualcosa, qua a Savona. Ma giusto appunto per Savona, no, andiamo verso il mare, qui sarà 200 metri dal mare, abbiamo questa via che percorre il fondovalle del Vallone della Madeleine. Perché ho insistito così su questo vallone? Per un semplice motivo, qualcuno di voi si ricorderà Savona di Rosasco. Rosasco è stata una libreria, quella di via Torino, che ha aperto perché per 2 anni aveva un gemellaggio con la libreria Autant de Cerise del quartiere della Madeleine, e tutto quello che lui ha venduto nei primi anni l'ha venduto, quando non se lo procurava dagli amici, tramite questa libreria. Quindi sono dei ricordi particolari per alcuni savonesi che forse non coincidono perfettamente con Nissa la Bella, ma comunque hanno un loro significato più o meno pregnante. Se vogliamo, perché no, si parla di viabilità, e beh, questa foto la problematizziamo per i savonesi e per l'amico di Tullio, senza voler dire di fare o di non fare. Qui è solo un'immagine tratta, diciamo, a 50 metri rispetto a dove tutti passate. Se sottopassate questa via, che è la Voie Rapide, che attraversa all'altezza del terzo piano tutte le case che affiancano la stazione, perché è stata costruita non avendo spazio la Voie Rapide, noi possiamo attraversare una città di 500.000 di abitanti in 2 minuti in automobile, però sono stati costretti a fare questa viabilità. Questa viabilità, che ripeto, in questo punto sarà a 200 metri, forse meno, dalla stazione centrale. Oltre il ponte avete le boulevard Jean Médecin, noi qui veniamo dall'altra parte dove normalmente nessuno va, o si arriva in automobile o in treno, si va verso il mare e non ci si accorge che ci sono 500.000 abitanti, non quei 30-40.000 nell'area alberghiera lungo Rauba Capau, ossia dove il vento ci ruba il cappellino, e la più nota boulevard des Américains o des Anglais. Detto questo, cosa volete che vi dica? Andiamo sempre in boulevard della Madeleine. Io mi ricordo quando, andando a cenare in un luogo economico alcuni anni fa, in una piccola trattoria, ah, lei di Savona, mi saluti Marzocchi, era già morto, ma comunque si erano conosciuti in Spagna questo sconosciuto interlocutore e Marzocchi come l'unico savonese da lui conosciuto in Catalogna. E quindi con questa ultima immagine, questo arredo urbano che tende, che spera di dare un significato alle cose tramite la bellezza dell'immagine, in queste foto, ve le potrei passare tutte, penso che vi annoierei, non esiste una persona, esistono solo volumi, finestre chiuse, nessuna vista e automobili, più ovviamente possibilità di collegamento tra, direi, un'automobile e l'altra. Questa è un'altra lettura di una città a noi per tanti versi così vicina,
ma letta in un modo forse un po' diverso da come la legge un normale turista. Provate anche voi a guardarla in questo modo.